Capitolo 4. Lo scisma. Ho spiegato in che modo l'universo si manifesta da una struttura informazionale in forma d'onda espressa elettricamente, digitalmente e olograficamente. Ogni cosa presente nell'universo è uguale all'altra, sia che si tratti di stelle, pianeti, persone, fiori o alberi. Un nutrito gruppo di veri scienziati e ricercatori ha lavorato molti anni per identificare il livello elettrico dell'universo. Non sto dicendo che essi accettino l'esistenza delle realtà in forma d'onda, digitali e olografiche di cui parlo, ma hanno comunque svolto un lavoro eccezionale per far luce su come l'universo operi a livello elettrico. Due studiosi di spicco in questo ambito sono David Talbot e Wallace Thurnhill, autori di due libri che raccomando caldamente, The Electric Universe e Thunderbolts of the Gods. Universo elettrico e fulmini degli dèi. A un determinato livello, l'universo è chiaramente una massa ribollente di elettricità e campi elettromagnetici. Tutti abbiamo familiarità con i fulmini e sappiamo che sono provocati dall'elettricità, il che è assolutamente ovvio. Ma riguardo ai fulmini, ci sono ben più cose di quante ne possiamo immaginare. Vediamo comparire nel cielo lampi e saette e pensiamo che la cosa finisca lì. Ciò che non vediamo sono le connessioni elettriche che dai fulmini più vicini al terreno salgono attraverso l'atmosfera terrestre per collegarsi al campo elettrico cosmico che pervade l'universo. Quasi in simultanea con il fulmine che vediamo, ad altitudini elevate si verificano lampi elettrici noti come elfi, folletti, gnomi e jet. Ecco un'immagine al riguardo. Questo circuito elettrico continua nella parte alta dell'atmosfera, la ionosfera, ma anche nel campo che circonda il Sole e nel cosmo. Nel 2003, Joseph Dwyer, dell'Institute of Technology della Florida, ha scritto in Geophysical Review: "La visione convenzionale di come vengono prodotti i fulmini è errata, quindi la loro vera origine rimane un mistero." Beh, è un mistero se non si comprende che l'universo è pervaso da elettricità e da campi elettromagnetici e che in talune circostanze la corrente viene scaricata, tra virgolette. Il pianeta funziona in modo del tutto simile a un condensatore, il dispositivo che in elettronica viene utilizzato per raccogliere e accumulare una certa quantità di carica elettrica. La Terra immagazzina elettricità tra la sua superficie e la ionosfera, nella regione dell'alta atmosfera, e quando la carica accumulata diventa troppo potente, è necessario che la pressione venga rilasciata. A quel punto si verificano i fulmini. I tornado sono fenomeni elettrici, ovvero il risultato di cariche elettriche che ruotano rapidamente. Ecco perché vengono associati alle tempeste elettriche. Anche l'aurora boreale, o luci del nord, è un fenomeno elettrico. Quando comprendiamo che stiamo interagendo con un universo elettrico, si spiegano molte cose. Per lo più, noi non vediamo questo reticolato elettrico, a meno che esso non raggiunga determinati stati di carica e scarica, ma si tratta del tessuto organizzato e comunicazionale della realtà di cui facciamo esperienza. La scienza tradizionale ha negato l'esistenza dell'elettricità nello spazio, sostenendo che i corpi celesti sono elettricamente neutri e si muovono nel vuoto. Al tempo stesso, però, accetta il fatto che nello spazio esistano campi elettromagnetici, e questo è davvero bizzarro. Dal momento che senza elettricità i campi elettromagnetici non possono esistere. Ma per tutti i dogma Dawkins non è tanto importante aprire la mente a fatti così ovvi e lampanti, bensì proteggere assiomi e punti di vista prestabiliti. Nel libro The Electric Universe, Talbot e Thornhill giustamente affermano: è stato detto che il maggior ostacolo alla scoperta non è l'ignoranza, ma l'illusione della conoscenza. Anche questa è una forma di ignoranza, però avete afferrato il punto. Gli scienziati tradizionali parlano del vuoto spaziale e sostengono che ogni cosa è guidata dalla gravità. Io peso all'incirca 96 kg e tuttavia riesco a saltare molto facilmente. Caspita, questa gravità è davvero potente, vero? Talbot e Thornhill spiegano che la forza elettrica è grosso modo 1.000 trilioni di trilioni di trilioni più potente della forza di gravità. A tenere insieme, tra virgolette, fissare i pianeti che orbitano ripetutamente attorno al Sole sono la forza elettrica e quella elettromagnetica, e non la gravità, che è una forma di magnetismo assai più debole. Qui aggiungo io, ci tornano in mente le nozioni ed esperimenti di niente meno che Nikola Tesla, che si basavano proprio su questo.
e tramite gli esperimenti si riuscirebbe a provare quanto sta spiegando David Icke. Vi mostro il video dove si dimostra come il sistema solare e i pianeti possano ruotare con questi principi. Ultimo dettaglio a riguardo di Tesla, molto interessante, è che vedeva il mondo diviso in regni, uno sopra l'altro, che si potesse forse riferire alle diverse gamme di frequenza e dimensioni. There's a world built on top of ours. People live there. Tornando al testo, queste forze elettriche, così come ogni altra cosa, sono informazioni. Il cervello umano riceve e comunica attraverso informazioni elettriche e il cuore batte elettricamente. A un determinato livello noi interagiamo con l'internet cosmico attraverso l'universo elettrico. Plasma conscio. L'universo osservabile è costituito al 99,999% da plasma. Il plasma è una particolare sostanza che talvolta viene definita il quarto stato della materia. Il premio Nobel americano Irving Langmuir, 1881-1957, coniò il termine plasma per via della sua capacità, simile alla vita, di auto-organizzarsi quando avvengono cambiamenti nell'ambiente elettrico. Questa sostanza gli ricordava il plasma sanguigno, perché le forze elettriche vengono trasportate nel plasma cosmico in modo molto simile a come i globuli rossi e bianchi vengono trasportati nella parte liquida del sangue. Il plasma cosmico è simile alla vita perché è un'espressione della coscienza. Tutti conosciamo le sfere o lampade al plasma con la corrente che si dirama dal centro. Esse ci danno l'idea di quale fondamentale contributo rappresenti il plasma nel manifestare la nostra realtà. Il plasma è un mezzo pressoché perfetto per veicolare l'elettricità e i campi elettromagnetici. Quando la corrente elettrica passa attraverso il plasma, la loro interazione li fa avvolgere l'una sull'altro a mo' di spirale. Ciò crea dei filamenti noti come correnti di Birkeland, dal nome del brillante scienziato norvegese, nonché pioniere degli studi sull'universo elettrico, Christian Olaf Birkeland, 1867-1917. Queste correnti fluiscono attraverso l'universo elettrico plasmatico. Alcune hanno un diametro pari a svariati anni di luce, mentre altre sono minuscole. Nella figura 67 potete vedere le correnti che si attorcigliano l'una all'altra come un cavatappi e vengono separate da quegli stessi campi elettromagnetici creati dalla loro interazione. È il cosiddetto effetto pinch, detto anche strizione magnetica. Geniale! Possiamo chiaramente vedere la stessa immagine nella nebulosa doppia elica situata al centro della nostra galassia. E inoltre, cosa vi ricorda? Il DNA umano. Questa non è una coincidenza, ecco di nuovo il detto, come sopra così sotto, l'ologramma. Noi siamo l'universo e l'universo è noi. Noi siamo il tutto e il tutto è noi. Confrontiamo ancora le somiglianze tra l'attività cerebrale dell'essere umano e l'attività elettrica dell'universo, figura 69. Anche il campo aurico umano ha le sue correnti di Birkeland, i meridiani che trasportano l'energia Qi in tutto il corpo. Riguardo al Qi, ne approfitto per consigliarvi di seguire il Muscle Tendon Change. Potete trovare diversi esercizi tramite gli Shaolin proprio su YouTube. Questi sono molto utili per il benessere sia fisico che spirituale. Consistono proprio nel regolare il respiro insieme ai movimenti e far fluire al meglio il Qi. Il Qi è un'informazione proveniente da molte fonti, compreso il livello elettrico dell'universo. Anche l'energia della Kundalini, che fluisce dalla base della colonna vertebrale, passa attraverso il sistema chakrico principale e fuoriesce dalla testa, ha un moto a spirale. Sin dai tempi antichi, la Kundalini è stata rappresentata dai due serpenti attorcigliati nel simbolo detto caduceo. Anche il sistema nervoso centrale, espressione olografica del sistema Kundalini Chakra, è elettrico
a nostra insaputa, noi comunichiamo elettricamente con l'universo e gli altri esseri umani. Il DNA e la nostra struttura genetica nel suo insieme sono implicati in questa interazione. Infatti, io ho sottolineato che la nostra realtà non viene decodificata solo dal cervello. Gli esseri umani possiedono una rete di meridiani che trasportano il Qi, ma anche i pianeti hanno una propria rete di meridiani, le Ley Lines, che formano una griglia di comunicazione e interazione tra la Terra e l'universo elettrico vibrazionale. Nei punti in cui molte di queste linee si intersecano, si creano enormi vortici di energia elettrica e vibrazionale, cioè informazioni. Gli antichi iniziati, che erano in possesso di questa conoscenza, erigevano cerchi di pietre, templi ed edifici speciali in corrispondenza dei vortici più importanti e utilizzavano pietre cristalline, poiché il loro ruolo consisteva nel ricevere, trasmettere e amplificare informazioni. Qui un'immagine di esempio. Il DNA cristallino svolge le stesse funzioni. Talbot e Thornhill scrivono in Thunderbolts of the Gods: dalla più piccola particella alla più ampia formazione galattica, una rete di circuiti elettrici collega e unifica tutto ciò che esiste in natura, organizzando galassie, energizzando stelle, creando nuovi pianeti e, nel nostro mondo, controllando le condizioni atmosferiche e dando vita agli organismi biologici. Nell'universo elettrico nulla è isolato. L'espressione elettrica dell'universo si collega con il livello della forma d'onda, con il livello digitale e con il livello olografico. Il tutto è una razza di interconnessioni, unità. Quando il plasma pervaso da un tipo di carica elettrica incontra plasma di carica differente, tra i due si crea una barriera detta film o guaina di Langmuir, dal nome dello scienziato. Queste guaine formano i campi energetici planetari. Anche i pianeti e le stelle sono di natura elettrica e la loro presenza carica il plasma in un determinato modo. Ad esempio, una guaina o barriera si forma quando il plasma caricato elettricamente dalla Terra si scontra con altro plasma a carica differente presente nello spazio. Noi chiamiamo la nostra parte di quella barriera campo energetico terrestre o magnetosfera, ma il termine plasmasfera a carica elettrica sarebbe assai più accurato. Questo campo protegge la Terra e i suoi abitanti dalle radiazioni pericolose. Anche il Sole ha una sua guaina di Langmuir, detta eliosfera, un'ulteriore protezione che difende il sistema solare dalle emissioni solari altamente distruttive. Tutto questo è l'operato di un genio. Pensiamo forse che sia una sorta di incidente cosmico? Non sarebbe più credibile pensare che ogni cosa sia stata creata da un programmatore di software straordinariamente abile e progredito? Gli esseri umani hanno una loro magnetosfera, che segue i medesimi principi di base. Il campo aurico, la nostra presenza elettrica, carica il plasma intorno a noi in modo differente rispetto al campo terrestre. Si dice che le persone possono avere un'aura potente o un'aura debole. Questo dipende dalla potenza della carica, energia elettromagnetica, che generiamo o con cui veniamo a contatto. Il sistema di controllo può disconnetterci dalla realtà più ampia, manipolando il nostro campo aurico e inducendo stati energetici molto differenti da quelli dei campi con cui ci ritroviamo a interagire. Questo fa sì che ci ritroviamo rinchiusi non tanto in una scatola quanto in una bolla. Per comprendere veramente la natura del controllo esercitato sugli esseri umani, dobbiamo perlomeno apprendere i principi fondamentali su cui si basa il funzionamento della realtà. E tutto questo va ben oltre la percezione sensoriale. Sole elettrico. Anche il Sole è composto da plasma e opera in modo molto diverso da quanto afferma la scienza tradizionale. Gli scienziati classici, come da copione, vi diranno che il Sole è un gigantesco reattore nucleare che genera calore e luce dal proprio nucleo interno. Ma osservando come stanno veramente le cose ci si accorge che questa è una benemerita stupidaggine. Lo stesso dicasi per il concetto secondo cui il Sole sarebbe destinato alla distruzione per via della luce e del calore prodotti da radiazioni nucleari interne. Queste strozzate antiscientifiche continuano a essere insegnate nelle scuole e nelle università di tutto il mondo. Ralph Jurgens, ingegnere americano nonché studioso dell'universo elettrico, afferma: il moderno concetto astrofisico che attribuisce l'energia solare alle reazioni termonucleari
interne viene contraddetto quasi da ogni aspetto osservabile del Sole. Dopo le innumerevoli ricerche che ho condotto io stesso su molte tematiche correlate, posso affermare che la scienza convenzionale non ci spiega un bel nulla. Controllate da voi e capirete. Il Sole è un trasformatore elettrico e ogni reazione nucleare avviene sulla sua superficie, non nel suo nucleo interno. Nel campo plasmatico cosmico, il Sole, esso stesso costituito da plasma al 99%, trasforma l'elettricità in ciò che chiamiamo luce, ovvero una particolare tipologia di informazioni. È lo stesso principio delle lampadine elettriche, che ricevono l'elettricità e la trasformano in luce. Il Sole passa attraverso cicli alti e bassi di attività solare, così come nella galassia l'elettricità passa attraverso cicli di alto voltaggio e basso voltaggio. Quando l'attività solare precipita, il livello di raggi X del Sole si attenua, come risultato dell'attività elettrica ridotta. Provate a pensare a un dimmer switch. Quando diminuiamo il flusso elettrico, le luci si affievoliscono, il Sole non produce luce dal suo interno, ma prende l'elettricità dal cosmo e la trasforma in luce. La superficie del Sole è relativamente fresca rispetto alle altissime temperature dell'alta atmosfera. La parte più bollente del Sole è la corona, ben lontana dalla superficie. La corona è la luce brillante che vediamo attorno alla Luna durante le eclissi totali. La differenza di temperatura è enorme. A 300 miglia dalla superficie del Sole, la temperatura è meno di 5000 gradi Kelvin, mentre ad altitudini più elevate arriva persino a 200 milioni. Se calore e luce venissero generate dall'interno del Sole, dovrebbe essere esattamente il contrario. Ma tutto ha senso quando ci si rende conto che il Sole elabora l'elettricità presente nel cosmo. Sappiamo che differenti parti del Sole ruotano a differenti velocità come una serie di motori elettrici che interagiscono tra loro e, beh, osservatelo. Il Sole è una sfera plasmatica che elabora l'elettricità. Le eruzioni solari si comportano allo stesso modo dei fulmini. Quando il Sole viene fotografato la luce è ultravioletta. Tutto intorno all'equatore solare si può vedere chiaramente una sorta di ciambella plasmatica o torus, figura 77. È precisamente ciò che avviene con gli esperimenti sul plasma condotti in laboratorio. Il torus attira e accumula elettricità cosmica che viene rilasciata sotto forma di eruzioni e dalle cosiddette espulsioni di massa coronale. Queste colpiscono la superficie del Sole e provocano dei buchi noti come il nome di macchie solari, figura 78. Ci dicono che le macchie solari sono causate da emissioni generate dall'interno del Sole. Invece è vero l'opposto. All'apice del ciclo elettrico cosmico viene ovviamente accumulata e rilasciata più energia, quindi più emissioni provocano più buchi o macchie solari. Di conseguenza il numero delle macchie solari è un indicatore dell'incremento dell'attività solare e elettrica. Nelle diverse fasi del ciclo, le dimensioni del Sole subiscono delle modifiche, poiché la sua guaina di Langmuir si contrae e si espande a seconda dei cambiamenti elettrici. Di tanto in tanto, ma accadrà sempre più spesso, veniamo anche allertati sul fatto che le eruzioni solari che proiettano energia solare verso la Terra potrebbero alterare dispositivi elettrici, i computer e i sistemi satellitari. Perché ciò accade? Per via dell'effetto elettrico su quei sistemi elettrici. Nel 2007 persino la NASA ha dovuto accettare il fatto che i campi magnetici sono la causa dell'aurora boreale e si riporta che, cito, nuovi dati forniti dalla missione Themis della NASA hanno rivelato che l'energia proviene dal Sole da particelle caricate elettricamente che discendono come una corrente attraverso fasci attorcigliati di campi elettromagnetici, i quali collegano la regione alta dell'atmosfera terrestre al Sole. È la descrizione di come funziona l'universo elettrico. È l'elettricità, stupido. L'energia elettrica elaborata dal Sole è la stessa energia che fluisce attraverso la Via Lattea e che la fa avvolgere a spirale. In questo modo essa diventa un enorme disco rotante che produce elettricità a propria volta, così come altre manifestazioni celesti, tra cui le nebulose. Qui abbiamo due immagini. Anche il fenomeno delle galassie rotanti può essere riprodotto in laboratorio utilizzando plasma ed elettricità.
Al contrario, il dogma scientifico convenzionale sul funzionamento dell'universo non può essere riprodotto artificialmente, e per un motivo ben preciso, quel dogma è un'assurdità. Le lunghe code luminose delle comete non sono altro che l'interazione del campo elettrico della cometa con il campo plasmatico. Gli scienziati non fanno altro che ripetere che le comete sono fatte di polvere e ghiaccio, residui della formazione dei pianeti. Affermano inoltre che la coda è il risultato dell'effetto del calore solare sul ghiaccio. Insomma, va tutto bene finché non viene nominata la brutta parola elettricità. Secondo l'establishment scientifico, le comete proverrebbero dalla cosiddetta nube di Oort, dalla quale di tanto in tanto si allontanano per entrare nel sistema solare. La nube di Oort non è mai stata osservata perché non esiste. O forse sì, è semplicemente nascosta, chissà. Non ci si può fidare di queste comete, sono così subdole. Svelte, sta arrivando qualcuno, fate finta di essere alla cintura asteroidale. Moltissimi fatti scientifici non sono altro che un compendio di favolette, e il sistema è strutturato in modo tale da farci credere che le cose stiano veramente così. Il sistema di controllo non vuole farci conoscere la vera natura della realtà di cui stiamo facendo esperienza. Vuole che viviamo le nostre vite da individui ignoranti, confusi e smarriti, in modo da poterci controllare con estrema facilità. La teoria del Big Bang è il classico esempio di un'ipotesi che viene costantemente ripetuta fino a diventare un dato di fatto, a sua volta costantemente ripetuto e insegnato a generazioni di bambini e studenti. Secondo questa teoria, all'incirca 13,7 miliardi di anni fa, giorno più giorno meno, ciò che ora chiamiamo universo era compresso nel nucleo di un atomo primordiale. È la cosiddetta singolarità che, presumibilmente, si sarebbe verificata prima che esistessero lo spazio e il tempo, che comunque tuttora non esistono, se non nella loro forma decodificata. Successivamente avvenne un'esplosione che produsse temperature pari a trilioni di gradi. Ora puoi abbassare il riscaldamento, Ethel. E questo Big Bang creò particelle subatomiche, energia, materia, spazio e tempo. Alla fine si formarono stelle e pianeti in quell'universo che si sta tuttora espandendo proprio per la forza del cosiddetto Big Bang. La teoria venne postulata per la prima volta nel 1927 da un prete cattolico, George Lemaître, 1894-1966, presso l'Università Cattolica di Louvain. Egli era stato in parte educato dall'Ordine dei Gesuiti, una delle principali società segrete della rete globale. Lemaître definì la sua teoria del Big Bang ipotesi dell'atomo primordiale. Da allora tale ipotesi è stata insegnata come fosse un fatto vero e proprio. Ma chiunque osservi l'evidenza con mente aperta si può rendere conto che non è credibile. Una delle maggiori conferme al fatto che l'universo si starebbe tuttora espandendo in seguito al Big Bang è l'effetto batocromo, o spostamento verso il rosso. Per dirla con parole semplici, è la credenza secondo cui i corpi celesti, quando si spostano a causa di onde di frequenza, appaiono di colore rosso nello spettro elettromagnetico. Fiduciosamente, l'establishment scientifico ci ha fornito la data del Big Bang facendola risalire a 13,7 miliardi di anni or sono grazie ai calcoli basati sull'effetto batocromo. Ma Edwin Hubble, l'uomo a cui viene attribuita la scoperta dell'effetto batocromo, disse: «Pare probabile che l'effetto batocromo non sia dovuto all'universo in espansione, e gran parte della speculazione sulla struttura dell'universo stesso potrebbe richiedere un riesame». Aveva proprio ragione. L'effetto batocromo non è una conferma del fatto che l'universo si sta espandendo secondo la teoria del Big Bang, ma solo un'ulteriore ipotesi. Inoltre, altera incredibilmente la presunta distanza tra i corpi celesti. Com'è possibile continuare a mantenere delle norme dogmatiche quando è stato provato molte volte che si tratta di errori colossali? Le spiegazioni ufficiali sulla vita e sull'universo fanno acqua da tutte le parti. Anche la teoria dei buchi neri, postulata dalla scienza tradizionale, non ha più senso quando si inizia a comprendere l'azione delle forze elettriche. Di tanto in tanto, anch'io ho utilizzato il termine buchi neri, ma in un contesto completamente diverso rispetto a quello della corrente scientifica. Tradizionale, quando parlo di buchi neri, mi riferisco a canali di connessione e comunicazione tra le varie realtà, e non a qualcosa che inghiotte e intrappola tutto, luce compresa. Sarebbe meglio definirli passaggi o porte interdimensionali, un po' come il principio dei wormholes, che consentono uno scambio tra energie e informazioni vibrazionali.
Stiamo per comprendere che questi passaggi di collegamento si trovano in tutto l'universo e che in termini di informazioni vibrazionali possono avere un impatto profondo sulla realtà. L'astrologia è una scienza. L'establishment medico e tutti coloro che vivono nel mondo reale del cervello sinistro rifiutano l'idea che si possa curare il mal di testa infilando un ago nel dito di un piede o influire su un organo trattando un punto specifico del piede o dell'orecchio. Sono talmente ignoranti da credere di essere intelligenti, ma non hanno alcuna idea di cosa sia veramente il corpo. Lo stesso succede nel caso dell'astrologia, l'antica arte di leggere le stelle. L'astrologia non è una scienza esatta e nemmeno potrebbe esserlo, dal momento che c'è ancora così tanto da sapere su cosa esiste là fuori e su come ciò influenzi la personalità degli esseri umani. Ma quando avviene praticata a un livello profondo, l'astrologia è una scienza. Nell'universo elettrico, nel suo fondamento in forma d'onda, l'universo metafisico, nulla agisce in modo isolato. Pianeti e stelle sono di natura elettrica, hanno un impatto e a loro volta vengono influenzati dalle interazioni con il campo plasmatico e la sua carica elettrica. Noi vediamo le frequenze della luce visibile, olografica, di stelle e pianeti, ma essi sono anche campi informazionali elettrici e in forma d'onda. Mentre orbitano intorno al Sole, interagiscono con i campi cosmici elettrici e in forma d'onda, modificando e venendo modificati a propria volta dalle informazioni contenute in quei campi. Quando poi si ritrovano uniti secondo certi allineamenti o aspetti, il loro impatto viene ulteriormente moltiplicato. Nel momento in cui nasciamo, o secondo alcuni quando veniamo concepiti, ci connettiamo con l'energia elettrica cosmica e i campi in forma d'onda. Le informazioni contenute nei campi e in quel preciso momento decidono quale sarà il nostro segno zodiacale e molti altri influssi astrologici dettagliati. Il nostro campo astrologico energetico, ovvero com'era l'universo quando siamo nati o quando siamo stati concepiti, interagisce per tutto il corso della nostra vita con la rete informazionale cosmica in costante mutamento. E ciò avviene in modo diverso rispetto a una persona nata o concepita in un altro momento del ciclo annuale. Spesso si osserva che le persone nate in uno stesso periodo possiedono talenti, capacità e personalità simili tra loro. Dal punto di vista astrologico, un certo risultato può essere più favorevole se pianificato in coincidenza con talune posizioni dei pianeti e delle stelle astrologico. Allo stesso modo possiamo sperimentare delle opposizioni se non prendiamo in considerazione eventuali posizioni planetarie disarmoniche. Le famiglie degli Illuminati e le loro società segrete sanno tutto questo, ma pubblicamente denigrano l'astrologia. Pianificano ogni cosa tenendo bene a mente queste forze universali, forma d'onda elettrica e digitale, e utilizzandole attraverso l'astrologia, la numerologia e i cicli energetici. Non è certo una coincidenza che la guerra in Libia del 2011 sia avvenuta durante quello stesso equinozio di primavera che nel 2003 vide l'invasione dell'Iraq. L'universo è un ologramma in cui ogni cosa è una versione più piccola dell'insieme, e quindi i movimenti e gli allineamenti dei pianeti si verificano all'interno del nostro campo olografico, figura 81 come ad esempio. Come sopra, così sotto. Le forze astrologiche hanno una fortissima influenza su di noi, ma, come sempre, la coscienza può scegliere di avere la meglio su questi aspetti. Le interpretazioni astrologiche che ho ricevuto nel corso della vita mi hanno rivelato che, per molto tempo, il mio percorso si è trovato come intrappolato dentro un sentiero astrologico, elaborato fin nei dettagli prima che io giungessi qui. Anche questo faceva parte di quei binari che mi hanno messo sul giusto percorso. Lo stesso accade a tutte le persone, ma verrà un tempo in cui dovremmo andare oltre gli schemi astrologici e lo faremo tramite la coscienza. Gli influssi astrologici sono sempre meno rilevanti per me, non irrilevanti, ma non così rilevanti. Un'astrologa mi disse che la data della mia conferenza del 2010 a Times Square, New York, era la peggiore che avessi potuto scegliere. Invece l'evento fu straordinario, il pubblico meraviglioso e io feci una bellissima esperienza. Mondi in collisione. I pianeti vengono mantenuti in orbita da forze elettriche ed elettromagnetiche e non dalla gravità. Qualunque cosa interrompa o distorca queste forze provoca sconvolgimenti e catastrofi. Ciò è certamente successo molte volte nella nostra porzione di universo.
nel sistema solare si è verificata una serie di eventi cataclismatici, tra cui uno che ha avuto effetto sull'intera galassia. Sembra che la nostra Via Lattea sia entrata in collisione con una delle galassie più vicine e simili ad essa, Andromeda, che oggi apparentemente parrebbe essere l'oggetto più distante visibile a occhio nudo. La maggior parte della gente rifiuta l'idea di una collisione tra galassie, ma nel 1994 gli astronomi hanno scoperto una galassia nana che proprio in questo periodo starebbe entrando in collisione con la Via Lattea. La collisione con la galassia di Andromeda si sarebbe verificata in un tempo di gran lunga antecedente ad ogni registrazione da parte dell'uomo, e prima che si verificasse tutto questo neppure la Terra e il Sistema Solare erano dove si trovano ora. L'evento creò uno squilibrio nella struttura in forma d'onda della galassia e la coscienza creatrice di questo gioco iniziò un programma di pulizia e riordino. I mondi vennero aggiustati, tra virgolette, e si produssero le varie specie. Ciò non avvenne tramite mezzi fisici, ma riprogrammando il gioco a livello in forma d'onda della struttura informazionale. Le realtà in forma d'onda, l'internet cosmico, vengono trasmesse dal centro della galassia e captate da ricevitori sincronizzati con le diverse gamme di frequenza. I principali ricevitori e decodificatori sono i soli e le loro trasmissioni vengono raccolte da pianeti, persone, animali, piante e così via. Come ogni altra cosa, galassie e universi vengono osservati, decodificati nel loro stato olografico. Gli sconvolgimenti vibrazionali elettrici portarono nel sistema solare alcuni outsider, tra cui Giove e Saturno. Questi non sono pianeti ma nane brune, particolari forme di stelle o soli. Esistono molti tipi di nane brune, alcune brillano, altre no. Saturno e Giove sono composti da idrogeno ed elio, proprio come il Sole. Alcuni scienziati hanno descritto le nane brune come stelle mancate e secondo me le si potrebbe collocare in una specie di categoria intermedia tra un pianeta e un sole o una stella effettivi. Per semplificare le definirò soli, poiché sono molto più simili a un sole che a un pianeta. Le nane brune sono state scoperte solo nel 1995 e gli scienziati sostengono che potrebbero essere numerose quanto le stelle a noi note. Quindi averne almeno due vicine a noi non è poi così sorprendente. So già che scienziati e astronomi affermeranno che Saturno e Giove non corrispondono pienamente ai requisiti tradizionalmente attribuiti a una nana bruna, ma l'esistenza delle nane brune è stata confermata da meno di 20 anni e i criteri di classificazione si stanno via via ampliando in modo da comprendere più corpi celesti di quanto non sia stato fatto finora. È importante ricordare che la conoscenza dell'universo è soltanto agli inizi. Fino a poco tempo fa scienziati e astronomi credevano che la Via Lattea fosse l'unica galassia presente nell'universo. Solo negli anni 20 l'astronomo Edwin Hubble dimostrò come quel convincimento fosse tremendamente errato. La gente pensa che il sistema solare sia qualcosa di stabile e immutabile, ma non è così. L'universo e ogni altra cosa cambiano costantemente. Le galassie attraggono galassie nane e alla fine le inglobano nel loro sistema. Attorno alla Via Lattea orbitano due galassie nane e noi siamo vicini al centro di una di esse, la galassia nana del Cane Maggiore, più di quanto siamo vicini al centro della nostra. Ho letto che la supergigante rossa Betelgeuse nella costellazione di Orione esploderà in una cosiddetta supernova e dalla Terra apparirà come un secondo sole. Ho menzionato Betelgeuse nel mio libro Il risveglio del leone perché le leggende Zulu narrano del ruolo che essa avrebbe nella storia dell'uomo. L'universo si trova in un continuo stato di transizione, moto e cambiamento. Il nostro sistema solare è un vero e proprio guazzabuglio, risultato di molti eventi catastrofici, e originariamente anche la Terra non era una di queste parti. Lo studioso russo-americano Immanuel Velikovsky e successivamente il ricercatore David Talbot hanno avuto nuove intuizioni riguardo a ciò che accadde nel sistema solare in epoche relativamente recenti. Talbot è stato ispirato a percorrere questo sentiero dal lavoro pionieristico di Velikovsky. Entrambi hanno unito la ricerca scientifica a informazioni ricavate da un'infinità di antichi resoconti provenienti da ogni parte del mondo che parlano del tempo in cui, per recitare il titolo di un libro su questo argomento, la Terra quasi morì
Prima di questi eventi cataclismatici, il sistema solare era molto diverso da come lo conosciamo oggi. A partire dagli anni 50, Wilkowski scrisse una serie di libri, tra cui Mondi in collisione, Le età nel caos e Le ferite della Terra. Com'è comprensibile, non tutti i concetti espressi da Wilkowski sono esatti, ma ho la certezza che le tematiche affrontate da lui e da Talbot lo siano. Posso anche essere in disaccordo sui dettagli, ma è del tutto evidente che si verificò davvero qualcosa di immensa portata di questo tema. Uno dei primi che mi si presentarono nel 90, subito dopo l'esperienza con Betty Shine, mi occupo ormai da 20 anni. Wilkowski merita rispetto e apprezzamento per l'ottimo lavoro svolto 60 anni or sono e per non aver mai ceduto nonostante impietose ridicolizzazioni e rifiuti. So come ci si sente a essere trattati così. Da qui in avanti non mi concentrerò sui dettagli e sui diversi punti di vista, ma sulle tematiche in generale. Prima dei cataclismi, Marte, Venere, Giove e Saturno erano molto più vicini alla Terra di quanto non lo siano attualmente, e visti dal nostro pianeta apparivano come giganteschi corpi celesti. Saturno era un sole o una stella nana bruna e non aveva gli anelli che vediamo oggi. Tra non molto spiegherò la loro origine. Negli anni mi sono imbattuto in una grande quantità di resoconti sul sistema solare con due soli. Inoltre, più dell'80% dei sistemi solari conosciuti possiede soli multipli. Gli antichi greci dicevano che la Terra un tempo aveva due soli e per riferirsi al Sole utilizzavano due termini, Theos e Helios, che non indicavano uno stesso corpo celeste. Questo concetto è stato rappresentato nei film della serie Star Wars, prodotta da un insider degli Illuminati, George Lucas. Qui abbiamo un'immagine d'esempio. In altri libri, ad esempio ne Il segreto più nascosto, ho suggerito che molte persone di razza bianca o caucasica hanno connessioni storiche con Marte. Una persona che ha preso parte a molti programmi scientifici segreti mi ha detto di essere stato portato in una base extraterrestre su Marte e che lì le entità erano praticamente identiche agli esseri umani. Mi ha rivelato che per notare le più piccole differenze bisognava osservarli molto da vicino. Le ricerche condotte da David Talbot hanno portato alla conclusione che Venere, Terra, Marte, Giove e Saturno orbitavano intorno al Sole in linea retta. Così, dalla Terra, sembrava che Venere si trovasse al centro del Sole, il Sole Saturno, figura 83. Talbot suggerisce che da qui derivi proprio l'antico simbolo del Sole, un piccolo cerchio all'interno di un altro cerchio più grande, figura 84. Egli afferma che visto dalla Terra, sembrava che Marte si trovasse al centro di Venere e che Giove venisse oscurato da Saturno. A sostegno delle sue idee, Talbot ha prodotto un DVD dal titolo Ricordando la fine del mondo, di cui è possibile procurarsi una copia nel suo sito thunderbolts.info. Anche se nel frattempo la ricerca ha fatto ulteriori passi avanti e Talbot ha iniziato a studiare la natura elettrica dell'universo, il DVD affronta comunque i temi fondamentali. Dalla prospettiva terrestre, sembrava che Saturno non si muovesse, quindi veniva chiamato l'irremovibile. Secondo Talbot, accadde qualcosa che provocò lo spostamento di Marte in linea verticale e lo fece dapprima avvicinare alla Terra, per poi allontanarsene nuovamente. Marte si trovò talmente vicino al nostro pianeta da causare un colossale scambio di energia elettrica, i fulmini degli dei di cui narrano gli antichi miti e leggende di tutto il mondo, figura 85. Marte sarebbe divenuto per sempre noto come il dio della guerra. Fu così che la stabilità elettromagnetica si tramutò nel caos e Venere, Marte, Giove e Saturno presero direzioni separate. Venere viene classificato come un corpo celeste simile a una cometa con lunghi capelli o coda, il risultato dell'interazione elettrica tra una Venere ormai fuori controllo e il campo plasmatico. È possibile che immagini come quella della figura 86, risalente all'antico Egitto, possano simboleggiare ciò che allora si vedeva nei cieli. Terra caduta. Come descrivono antichi miti e leggende di tutto il mondo, anche la Terra venne devastata. Si narra di un tempo risalente a prima del cataclisma, un'epoca d'oro o età dell'oro, in cui regnava l'armonia, non esistevano guerre o discordia e non c'erano né riferimenti di tempo né stagioni. Era come un'eterna primavera di continua abbondanza. Molte leggende parlano di Atlantide e Mu, o Lemuria,
vasti continenti situati rispettivamente nell'Oceano Atlantico e nel Pacifico, che vennero inghiottiti dalle acque durante colossali sconvolgimenti geologici. Le isole del Pacifico e l'Australia sarebbero ciò che oggi rimane di quelle terre. Dai resoconti geologici e biologici risulta chiaramente che si verificarono terremoti, eruzioni vulcaniche e mareggiate di entità tale che oggi non potremmo neppure immaginare. Questi avvenimenti vengono ricorrentemente fatti risalire al periodo compreso tra gli 11.500 e i 13.000 anni fa, sebbene nel tempo si sia verificata più di una catastrofe planetaria. La storia del biblico diluvio universale è presente in tutto il mondo e utilizza nomi differenti per dei ed eroi, e la storia di Noè è una riscrittura delle narrazioni ben più antiche provenienti da Sumer e Babilonia, l'odierno Iraq. La versione sumera ci narra di come gli Annuna o Anunnaki, dei extraterrestri, decisero di distruggere l'umanità, ma uno di essi, di nome Enki, avvisò il re sacerdote Zio Sudra dell'imminente diluvio. Gli disse di costruire una grande imbarcazione e di far salire a bordo bestie e uccelli. Successivamente ritroviamo la stessa vicenda a Babilonia, dove la figura di Noè si chiamava Atrahasis. Ma la medesima storia del diluvio è presente anche in Egitto, Assiria, Caldea, Grecia, Arcadia, Scandinavia, Germania, Lituania, Transilvania, Turchia, Persia, Cina, Nuova Zelanda, Siberia, Burma, Corea, Taiwan, Filippine, Sumatra, a Roma nelle tradizioni celtiche e islamiche, tra i popoli nativi del Nord, Sud e Centro America, e in Africa, Asia, Australia e la regione del Pacifico. Si narra di un calore elevatissimo che fece ribollire i mari, le montagne alitavano fuoco e il sole e la luna scomparvero. Ne seguì la totale oscurità, piovvero sangue, ghiaccio e rocce, la terra si ribaltò, il cielo cadde, le terre emersero e si ritirarono, i grandi continenti andarono perduti, infine i ghiacci ricoprirono ogni cosa. Quasi tutti i miti parlano di un muro d'acqua, uno tsunami di gigantesche proporzioni che si abbatté sul pianeta. Molto tempo fa lessi un libro intitolato Quando la Terra quasi morì, in cui gli autori, i due studiosi Allan e Delaire, paragonavano gli antichi resoconti con dati biologici e geologici, scoprendo così che gli uni supportavano e confermavano gli altri. Anthony Parrott è uno degli scienziati e studiosi di plasma energetico più autorevoli al mondo. Ha ricreato in laboratorio le scariche di plasma che sarebbero state generate dagli eventi che ho appena descritto, e le ho messe a confronto con alcune incisioni rupestri o petroglifi, un'arte comune a quasi tutte le razze di ogni parte del mondo. Dal confronto è emersa un'importante scoperta: l'immagine dell'uomo accovacciato o Squatterman assomiglia moltissimo a una forma di carica plasmica, così come sarebbe apparsa nel cielo. Avrei voluto includere qui quelle immagini, ma non ho avuto il permesso di Parrott. Comunque, per vederle è sufficiente che immettiate in Google le parole plasma Squatterman. La maggior parte delle persone non ha la minima idea di quali eventi straordinari sono accaduti in tempi relativamente recenti. Le isole Azzorre si trovano sulla dorsale medio atlantica, parte di una linea frastagliata che prosegue per 40.000 miglia. È una zona estremamente instabile dal punto di vista geologico, soggetta a terremoti ed eruzioni vulcaniche, come quelle che in tempi recenti in Islanda hanno mandato in tilt il traffico aereo. Qui è dove si incontrano quattro vasti altopiani tettonici: eurasiatico, africano, nordamericano e caraibico. Le isole Azzorre, così si dice, sarebbero ciò che rimane di Atlanti, e Platone, 427-347 a.C., il filosofo dell'antica Grecia, nei suoi scritti sembra suggerire che la fine di Atlantide risalga a 11.000 anni or sono. La tachilite, una sorta di lava vetrosa, si disintegra nell'acqua di mare nel giro di 15.000 anni, eppure si trova tuttora in quei fondali. Altre prove, inclusa la sabbia raccolta a profondità pari a 3.201-5.622 metri, rivelano che in questa regione il fondo marino, sempre nel periodo di cui stiamo parlando, doveva essere sopra il livello del mare. L'oceanografo Maurice Ewing ha scritto su National Geographic: o la terra è sprofondata per 2 o 3 miglia, oppure il mare un tempo era 2 o 3 miglia più in basso rispetto ad adesso. Entrambe le conclusioni sono comunque sorprendenti.
Inoltre, sembra che la diffusa attività vulcanica che ha causato lo sprofondamento delle terre nella regione delle Azzorre si sia verificata contemporaneamente allo staccamento e al ritiro della massa di terraferma nota come Appalachia, che collegava le odierne Europa, Nord America, Islanda e Groenlandia. L'Himalaya, le Alpi e le Ande hanno raggiunto la loro altezza attuale all'incirca 11.000-13.000 anni fa. Il lago Titicaca, al confine tra il Perù e la Bolivia, attualmente sarebbe il lago navigabile più alto del mondo, a quasi 3.900 metri di altitudine, ma più o meno 13.000 anni fa gran parte di quella regione era a livello del mare. Pesci e altri fossili oceanici sono stati ritrovati sulle cime di catene montuose, a conferma delle leggende secondo cui alcune montagne si sarebbero spaccate e altre sarebbero emerse dalla terra. Qualcuno crede ancora seriamente che il Grand Canyon dell'Arizona venne eroso dal fiume Colorado? Se vi trovaste lì e osservaste da lontano il minuscolo percorso del fiume, vi verrebbe da ridere al solo pensiero. Ormai l'ho visitato varie volte e tuttavia mi fa sempre lo stesso effetto. Che cosa ridicola! Un'onda di maremoto dalla vastità descritta dai resoconti antichi avrebbe prodotto sulla superficie terrestre delle pressioni pari a 2 tonnellate per pollice quadrato, creando catene montuose e fossilizzando ogni cosa nel giro di qualche ora. Oggi le pietre artificiali si ottengono tramite pressioni di tale portata. È stato ampiamente dimostrato che qualche evento eccezionale deve aver modificato la superficie della Terra in poco meno di un istante. Sono stati ritrovati alberi intatti fossilizzati, e ciò sarebbe impossibile se non fosse successo istantaneamente. In alcune zone della Terra vi fu un congelamento immediato, e questo spiega perché i mammut vennero trovati incastonati nel ghiaccio sulle quattro zampe nell'atto di cibarsi e con il cibo non digerito ancora nello stomaco. Rocce e pietre sparpagliate casualmente sulla Terra sono il risultato di uno tsunami globale e spiegano inoltre come mai lo studioso di botanica Nikolai Ivanovich Vavilov, esaminando più di 50.000 piante selvatiche raccolte in tutto il mondo, ha scoperto che avevano avuto origine soltanto da 8 zone diverse, tutte montuose. Platone scrisse che si era cominciato a praticare l'agricoltura anche ad altitudini elevate, dopo che una gigantesca piena aveva inondato le pianure. In precedenza, tutti questi resoconti e le loro tematiche comuni venivano liquidati come storielle di gente primitiva, ma ora, man mano che i dati biologici e geologici conferiscono loro maggiore attendibilità, vengono presi più seriamente. Inoltre, c'è sempre più attenzione verso il concetto di universo elettrico plasmatico. Abbiamo visto cosa succede se qualcosa distorce seriamente l'equilibrio delle forze elettromagnetiche che mantengono i corpi sferici in un'orbita stabile. La Terra impiegò molto tempo a ristabilirsi e da allora la vita qui non è mai stata più la stessa, se non in senso strettamente fisico o olografico. La struttura di base della realtà che sperimentiamo è costituita da informazioni in forma d'onda, e ciò che accadde causò una grave distorsione, o scisma come la definisco io, nel tessuto informazionale in forma d'onda della nostra porzione di universo. La mente umana è connessa a questa fonte di informazioni, quindi lo scisma influì anche sull'equilibrio mentale ed emotivo dell'umanità. Questa distorsione influenza tuttora il modo in cui le persone considerano se stesse, la vita e gli altri. L'epoca d'oro eterna era finita. Da quel momento il tempo avrebbe imprigionato la percezione umana attraverso la manipolazione che descriverò tra poco nel prossimo capitolo. Emozioni quali odio e avidità fecero la loro comparsa in un mondo che durante l'epoca d'oro non le aveva mai conosciute. I pochi esseri umani che sopravvissero e coloro che vennero dopo si ritrovarono intrappolati in un'era buia e impietosa, immersi nell'ignoranza e nella soppressione, da cui noi adesso abbiamo l'opportunità di riemergere.